come va? Il mio nome è Sara Calloni e oggi voglio rispondere a una domanda. Mi hanno detto: Sara, ma se io mi lascio prendere dal mio orgoglio e quindi mi arrabbio con qualcuno, ho fallito? Non ho ascoltato la voce della mia anima? Mi devo sentire in colpa per questo? No, assolutamente no. Non ti devi mai sentire in colpa. Sì, devi prendere la responsabilità di quello che pensi, però non ti sentire in colpa. Beh, come ci si prende la responsabilità? Cosa devi fare se a un certo punto della tua giornata ti arrabbi? Prima cosa, stai tranquillo perché è normale, siamo esseri umani e la rabbia fa parte di noi, quindi ci arrabbiamo. Però devi reagire, devi sapere quanto spazio dai alla tua rabbia. Puoi restare arrabbiato un minuto, un'ora, un giorno intero. Devi riuscire a diminuire questo tuo stato d'animo per poter tornare ad essere felice e ad essere serena. Quindi cerca di non dare troppo spazio a queste emozioni negative. Certo, si presenteranno sempre, tutti i giorni, però non gli dare troppo spazio. Cambia e digli: ok, ti ho ascoltato, mi sono permessa di essere arrabbiata, però ora lo lascio passare e voglio ritornare ad essere tranquilla, ad essere felice e vedere perché mi è successa questa situazione e trovare il mio insegnamento. Beh, come sempre spero che questo video ti sia utile e che ti serva per migliorare la tua vita e per raggiungere la tua felicità. Mi raccomando, se ti piace, metti un bel mi piace e condividilo con i tuoi amici per poter aiutare anche loro. E se ancora non l'hai fatto, iscriviti al mio canale YouTube. Se stai vedendo questo video in YouTube, qui nell'angolino potrai vedere la mia faccina dove puoi premere per poterti iscrivere. Se invece stai vedendo questo video in Facebook, sopra ti lascio il link. Quindi agisci e ci vediamo domani. Ciao!